Alle 16 della domenica di Halloween del 2010, Robert Brown arrivò nella casa di Ascot della sua ex moglie Joanna Simpson nel sud dell'Inghilterra. L'abitazione in quel periodo era oggetto di un'aspra battaglia legale tra i due. Robert aveva passato il fine settimana con i figli e li stava riportando alla sua ex moglie che ne aveva la custodia. I due bambini di nove e dieci anni corsero dentro al soggiorno lasciando i genitori da soli nel corridoio. Quella era una situazione come tante altre in passato. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco. Robert aveva in mano una borsa di plastica, la posò sul pavimento con movimenti lenti e si chinò per aprire la cerniera. Quando Joanna si accorse che il suo ex marito aveva un martello in mano, capì che Robert aveva intenzione di farle del male. La colpì ripetutamente alla nuca e al volto, lei tentò di difendersi ma presto crollò sotto quattordici violentissimi colpi di martello. Joanna riportò molte fratture di difesa e gravissime lesioni nella parte frontale e posteriore del cranio. I bambini sentirono dei colpi provenire dal corridoio, ma non si resero conto che la loro madre stava morendo in modo orribile senza potersi difendere. Robert Brown a questo punto sollevò il corpo della sua ex moglie e lo trasportò fino alla sua Volvo parcheggiata nel vialetto davanti alla casa. Coprì il cadavere della povera Joanna con teli di plastica e tornò dentro l'abitazione per scollegare il telefono, disattivare il sistema di telecamere a circuito chiuso e quindi occuparsi dei figli. Mentre salivano in macchina uno dei due figli chiese a suo padre se stessero portando la mamma in ospedale. No, non era esattamente quello il programma di Robert. L'uomo riportò i bambini nella casa dove si trovava la sua attuale compagna, prese alcuni oggetti dal garage, del nastro adesivo, una tuta e dei copriscarpe di plastica e si diresse da solo verso il Windsor Great Park. Qui aveva già scavato una fossa profonda delle dimensioni esatte di una grande cassetta da giardino. Quella scatola giaceva sottoterra, rivestita con teli di plastica per evitare infiltrazioni. Robert dispose il corpo della povera Joanna all'interno, lo fissò e lo coprì di terra. Joanna Simpson era cresciuta nell'isola di Man e aveva conseguito una laurea in economia presso l'Università di Bath. Dopo un primo matrimonio fallito durato tre anni aveva sposato Robert Brown, un pilota della British Airways, nel febbraio del 1999, dopo una breve storia d'amore passionale. Joanne aveva una carriera imprenditoriale di successo grazie alla gestione di un bed and breakfast a 5 stelle, e riuscì anche a crescere i due figli avuti da Robert. La donna capì quasi subito però di aver fatto un errore a sposare quell'uomo. Chiamò sua madre dalla luna di miele dicendo di essere pentita di quel matrimonio. Robert era sempre scortese con il personale dell'hotel e non era carino neanche con lei. Poche settimane dopo però scoprì di essere incinta e si impegnò a mandare avanti quella relazione. Presto anche gli amici e i parenti della donna impararono a conoscere il lato oscuro del carattere di Robert. L'uomo era un narcisista dai modi rudi e criticava spesso Joanna nelle occasioni pubbliche nulla di quello che faceva sua moglie andava bene aveva da ridire sul suo modo di cucinare e sui suoi parenti e molto altro. Una volta un amico lo denunciò alla polizia per aver pedalato verso di lei e i suoi figli ad alta velocità deviando solo all'ultimo secondo. Inoltre Robert controllava tutti i movimenti di Joanna quando era via per lavoro usando il sistema di videosorveglianza che lui aveva fatto installare in casa. Insomma voleva sapere a che ora sua moglie tornava a casa o quando andava a letto. Dopo aver sopportato questo stato di cose per alcuni anni, nel luglio del 2007, Joanna chiese il divorzio. Lui non la prese bene e i suoi comportamenti divennero sempre più minacciosi. Una volta prese un coltello da cucina molto grande dal cassetto e glielo tenne premuto contro il petto, afferrandole i capelli con l'altra mano. La donna, dopo quell'episodio, fu costretta a chiedere un ordine restrittivo. Robert cominciò a minacciarla anche da lontano una volta chiamò Joanna da Hong Kong dicendole di avere pensieri oscuri su di lei. L'uomo non poté avvicinarsi alla casa per sei mesi, poi prorogati di altri sei. Nel periodo successivo il circuito di videosorveglianza che Joanna aveva installato per la sua sicurezza smise di funzionare perché i cavi furono tagliati e anche le luci di sicurezza furono disattivate. Come parte della procedura di divorzio Robert dovette fornire un elenco di transazioni che aveva fatto con la carta di credito. Risultava che avesse acquistato delle apparecchiature spia. Quando gli avvocati di Joanna Simpson gli chiesero il perché di quella spesa, lui ammise di aver comprato un dispositivo di localizzazione da mettere sull'auto di sua moglie senza che lei ne sapesse nulla. Per lunghi tre anni il loro divorzio si trascinò tra ripicche e minacce riguardanti principalmente la casa di famiglia che Joanna aveva comprato prima di conoscere lui. L'edificio allora era in condizioni fatiscenti e lei lo aveva ristrutturato spendendoci una somma rilevante. Insomma, la posizione di Robert a questo punto della causa di divorzio era quasi senza speranze, sapeva che molto probabilmente avrebbe perso tutti quei privilegi che aveva avuto in passato. La sua ex moglie aveva sempre più paura di lui e confessò a un'amica tutta la sua inquietudine per quella situazione. Ho parlato con Joanna un'ora prima che venisse uccisa ed era davvero giù. Anche se mancava una settimana all'udienza per il divorzio, lei sentiva che non sarebbe finita lì. Era sicura che Robert avrebbe trovato qualcos'altro, un'altra battaglia come la custodia dei bambini. Joanna era molto pessimista in quel momento, ma non avrebbe mai immaginato che il suo ex marito avesse in mente qualcosa di ben più terribile. Dopo il brutale assalto di quel giorno Robert chiamò la polizia chiedendo l'intervento di una pattuglia. L'operatore al telefono non sapeva che poco prima avesse massacrato la sua ex moglie Joanna con un martello. Gli investigatori comunque lo misero subito sotto pressione e lo spinsero a confessare quel delitto. Dopo quattro giorni di ricerche fu ritrovato il corpo della vittima. Nel maggio del 2011, cominciò il processo a carico di Robert Brown. Durante gli otto giorni del procedimento, la corte ascoltò anche le dichiarazioni dell'imputato. L'uomo disse di essere stato consumato dalla rabbia nel corso del suo matrimonio. A causa di quel risentimento era un accordo prematrimoniale firmato nel 1999. Secondo questo scritto lui non avrebbe avuto diritto al patrimonio di sua moglie in nessun caso qualunque cosa fosse successa. Quando sua moglie chiese il divorzio mise in moto tre anni di lunghe e aspre dispute legali che erano ancora in corso al momento dell'omicidio. Arrivò anche il momento in cui Robert raccontò ai giurati la sua versione dei fatti. Familiari e amici di Joanna Simpson furono presenti al momento di quelle dichiarazioni. Etty era una delle più care amiche della vittima e una delle oltre venti persone che avevano deciso di testimoniare al processo contro Robert Brown. E di cose da dire ce n'erano molte, nessuno dei parenti e amici di Joanne l'aveva mai sopportato, pensavano tutti che fosse un narcisista arrogante e egoista, e ora anche un assassino. Insomma quello contro Robert Brown era l'ennesimo processo contro un uomo responsabile di aver ucciso la compagna o la moglie all'interno delle mura domestiche. Secondo una statistica di un organismo governativo britannico, tra il 2011 e il 2020 gli uomini avrebbero commesso l'ottantasette per cento di questi omicidi. Questa indagine era stata commissionata in parte in risposta a due eventi tragici avvenuti in Inghilterra. Il primo riguardava Poppy Davy Waterhouse ventiquattro anni: la ragazza aveva subito più di cento ferite in un brutale attacco del suo ex partner Joe Atkinson. Il responsabile fu condannato all'ergastolo per omicidio con una durata minima di quindici anni e trecentodieci giorni. Un'altra ragazza di nome Ellie Gold fu strangolata e poi pugnalata almeno tredici volte dal suo ex fidanzato Thomas Griffiths. Anche in questo caso la giuria si pronunciò per l'ergastolo con una durata minima di dodici anni e sei mesi. C'era un problema però in entrambe queste due sentenze se questi omicidi fossero avvenuti al di fuori di un contesto domestico le condanne avrebbero potuto essere più lunghe di dieci anni. Secondo la legge inglese infatti le pene sono più elevate se un assassino porta un coltello sulla scena del crimine invece di prenderne uno dal cassetto della cucina. Le donne però hanno molte più possibilità di essere uccise all'interno delle mura domestiche. Tra il 2017 e il 2019 tre quarti delle vittime di omicidio in Inghilterra e Galles sono state assassinate in casa. Le vittime di sesso maschile invece sono meno della metà. Al momento del processo contro Robert Brown, la legge inglese prevedeva l'ergastolo solo per casi di gravità particolarmente elevata, tra cui atti di terrorismo e l'assassinio di poliziotti. La condanna a un minimo di 25 anni fu aggiunta nel 2009 a causa delle crescenti preoccupazioni per l'aumento esponenziale di crimini con arma da taglio. Quella legge prevedeva 15 anni per omicidi considerati normali, tra virgolette. Le due donne uccise ogni settimana nel Regno Unito di solito rientrerebbero tra gli omicidi ai quali viene assegnato il livello di gravità più basso. Vengono trattati come omicidi casuali o scaturiti da una relazione malsana o gelosia, un divorzio problematico o una semplice lite sfociata in tragedia. È il caso di Thomas Merten che uccise e smembrò sua moglie Yvonne perché si era dimenticata di congelare un sacchetto di patatine. Nel marzo del duemilaventuno è stato condannato all'ergastolo con una pena minima di 12 anni e 182 giorni. In molti casi c'è il bisogno patologico di controllare l'altra persona. Tornando al caso di Joanna Simpson, tutto lasciava pensare che Robert Brown fosse condannato per omicidio con l'aggravante della premeditazione. L'uomo infatti pochi giorni prima del delitto aveva scavato la fossa dove poi avrebbe sistemato il corpo della vittima e aveva portato con sé l'arma del delitto, un martello nascosto in una borsa di plastica. Secondo la giuria però questi due non erano motivi sufficientemente validi per una condanna all'ergastolo. Per arrivare a una sentenza definitiva alla giuria bastarono otto giorni. Gli oltre venti testimoni che conoscevano Joanna e la storia di quella relazione furono ridotti a due. Sebbene l'attacco fosse chiaramente premeditato, Robert non fu condannato per aver pianificato l'omicidio di sua moglie. La giuria incredibilmente decise di riconoscere la minore responsabilità per il grave stress, e una momentanea incapacità di intendere e di volere, che Robert Brown sostenne di aver sofferto al momento della tragedia: alla fine l'uomo fu condannato a ventisei anni per omicidio colposo, ma dopo averne scontati solo tredici, il cinquantanovenne sarà un uomo libero a partire dal novembre del duemilaventitré. La notte prima di essere uccisa, Joanna Simpson stava lavorando alla sua dichiarazione di divorzio. In quel documento la donna ricostruisce tutte le fasi del suo matrimonio e le sue paure per la propria incolumità e quella dei suoi figli. Alla fine, però, gran parte del processo è stato occupato dal racconto del suo ex marito e assassino, Robert Brown. Lui era affascinante e riuscì a convincere molti dei giurati che lei fosse una donna ricca che lo aveva portato a fare quello che aveva fatto. Piansi in aula usò il suo fascino per ammaliare i giurati dall'alto del suo status di capitano della principale compagnia aerea britannica. Insomma Robert Brown affermò in aula che Joanna Simpson lo aveva trascinato dentro a quel matrimonio e la accusò apertamente di avere una relazione clandestina. Continuò dicendo che lo stress del divorzio combinato con altri fattori, incluso l'aborto spontaneo della sua nuova partner, gli aveva causato un disturbo emotivo. Secondo la tesi della difesa, questo aveva interferito con la capacità dell'imputato di essere lucido nel momento del delitto. I suoi avvocati chiesero pertanto una responsabilità diminuita per quello che aveva fatto. Durante il processo uno psichiatra ha sostenuto questa tesi, mentre un altro l'ha smentita decisamente. A questo punto la giuria ha dovuto decidere a quale psichiatra credere. I giurati alla fine scelsero di credere alle parole di Robert Brown di cui avevano sentito la storia in modo così dettagliato. Hetty, la più cara amica della vittima, ha commentato dicendo, dopo il verdetto ricordo di aver guardato in basso e di aver sentito come se si fosse aperto un grande buco nero in cui stavo cadendo. Al momento della lettura della sentenza lo stesso giudice sembrò avere dei dubbi sul fatto che un lieve disturbo potesse portare a un eccesso di violenza come quello. Alla fine la condanna a 26 anni per omicidio colposo, come detto permetterebbe all'assassino di uscire a novembre del duemilaventitré, dopo aver scontato solo la metà degli anni previsti. A quanto pare alla giuria è mancata completamente la comprensione degli abusi e delle minacce subite dalla vittima, è mancata anche la consapevolezza della pericolosità di Robert Brown, molte informazioni su di lui non sono arrivate ai giurati. E lui ha avuto buon gioco raccontando una versione parziale dei fatti precedenti quella tragica giornata. La più cara amica di Joanna Simpson ha trascorso gli anni successivi a fare campagne su questi temi ed ora è presidente dell'organizzazione benefica Refugi contro gli abusi domestici. La donna non è convinta che ci siano stati molti miglioramenti nonostante il fatto che il controllo coercitivo sia diventato un reato penale nel 2015, quattro anni dopo il processo contro Robert Brown. Da quel momento in poi, nei casi in cui quel tipo di controllo sia esercitato da qualcuno che poi commette un omicidio domestico, quello sarebbe un fattore aggravante da considerare nella condanna. L'associazione che fa capo a Hattie Burton Nanton, l'amica di Joanna, vorrebbe una condanna automatica a 25 anni di carcere per gli omicidi domestici. Nel frattempo, la famiglia di Joanna Simpson sta facendo pressioni per impedire il rilascio di Robert Brown a novembre del 2023 attraverso la fondazione che gestiscono stanno riponendo le loro speranze sulla facoltà che avrebbe il segretario di Stato per la giustizia di impedire il rilascio di qualcuno, se ci sono prove evidenti che rappresenti un pericolo per la collettività. Due considerazioni finali su questo caso. La prima ovviamente riguarda la sentenza, come è stato possibile che la giuria non abbia considerato la premeditazione come aggravante nel caso di Joanna Simpson. Inoltre, come se non bastasse la pena mite, l'assassino sconterebbe solo la metà degli anni previsti per uscire tra qualche mese senza alcuna restrizione. Insomma, Robert Brown sarebbe un uomo libero. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale se non lo avete fatto. Alla prossima.